Continua il braccio di ferro sul posizionamento della stazione dell'alta velocità sulla tratta Salerno-Praia. La sfida sembra non essere più tra il Vallo di Diano e il Cilento, ma tra il Vallo di Diano e la Basilicata. Pressioni politiche non prevarranno su valutazione tecnica delle reti ferroviarie italiane. Arriva così a stretto giro la risposta del consigliere regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, ai contrattacchi della politica lucana che hanno paventato una stessa fine del Tribunale di Sala Consilina per questa vicenda. Il Vallo di Diano è ben rappresentato e questa volta saprà difendersi da decisioni scellerate, lo ha dichiarato Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania, in merito alle polemiche degli ultimi giorni sollevate dal capogruppo di Forza Italia in Regione Basilicata, Piro, nell'ambito del progetto dell'alta velocità Salerno-Reggio. Non si ripeterà ciò che è accaduto per il Tribunale di Sala Consilina accorpato a quello di Lagonegro, ha precisato Pellegrino, una decisione di cui la politica dovrebbe vergognarsi. Non ci permettiamo di mettere in discussione necessità e servizi degli altri, ma pretendiamo il rispetto per ciò che legittimamente spetta al nostro territorio. Questo modo di fare non attiene a una politica seria, responsabile e corretta. C'è una valutazione tecnica di rete ferroviaria italiana che indica la fermata dell'alta velocità tra Buonabitacolo e Atena Lucana. Non ci sono ragioni perché si debba cambiare posizione solo perché qualcuno vorrebbe far prevalere la logica del servizio sotto casa, ignorando invece le valutazioni tecniche.